La notte stanotte non mi porterà consiglio, ma solo un esercito fatto di stelle a combattere questo sbadiglio. E la televisione parlava da sola da un'ora di là, ma ecco che appari tu tra le braccia di un uomo che con una mano ti sfiora. Il tuo canto è una musica dolce che sembra arrivare da molto lontano, ed io con un balzo abbandono l'impronta del culo scavata su questo divano. Amore, lascia quei piatti in cucina ed indossa il vestito da sera, che con un cielo così sarebbe un delitto non andare in balera. E tu balli e mi stringi, ma ti accorgi che ho occhi soltanto per lei. L'Oblivion, questa qui è l'Oblivion. E noi abbiamo, non parliamo mai delle fisarmoniche, qua, insomma, voglio dire. Questa è l'Oblivion. Programma sponsorizzato da Baimarco, Giorgio Pezzoni. Accordions. Accordions. Questo modello l'abbiamo creato per una new entry. Sai cos'è questa qui? È una sanfona. Cos'è la sanfona, scusa? La fisarmonica. E cos'è? La sanfona. Sanfona? In brasiliano si dice sanfona. Non lo sapevo. Ma sto migliorando, mamma mia. Sembro un cretino, invece no, non lo sono. No, ma non lo sei, non lo sei. Adesso poi ha fatto un pezzo di Claudio Pollerot, che sì, è un famoso, cioè che è il cugino di Richard Galliano. Ah, sì. Richard Signori. No, stavo dicendo, allora questo modello. Buonasera. Ciao a tutti. Stavo dicendo, allora questo modello qua, cioè, non è che l'ha preso solamente Sandro Allario, Miccio, ma anche Emanuele Rastelli. Certo. No, spiega cos'è, no, questo modello, dici cos'è questo modello? Spiega. Questo modello è un modello particolare che accontenta ogni genere musicale, il tuo in particolar modo, che è signature. Perché? Vuol dire perché? Modello unico. Perché opaca? Perché opaca. Ho rotto le scatole a te e
lo abbiamo portato alla Ford, questo, ho comprato la macchina, nel prezzo abbiamo anche fatto... Bravo Giorgio, guarda che dettagli, guarda che dettagli. Vabbè, ma Giorgio, e poi c'è la scritta Track by Marco qua, hai capito? Mi piace veramente troppo questo. Piace a tanti, abbiamo creato questo modello per accontentare ogni genere musicale, perché la fisarmonica, diciamo... La vendiamo Marco, non c'è... Ragazzi, ma la fisarmonica, cioè, le sonorità stanno cambiando, dai, cioè... Tanto, a parte che con questa puoi fare di tutto, appunto, tanto di Cappello, Aventure, Castellina, Gianferrato, ma sta cambiando il mondo, no? Sì, sì, anche perché loro suonavano bene, io faccio schifo. Appunto, faccio, quindi stiamo cambiando. Ci vuole la fisarmonica che suona un po' meglio. Allora, 333-5339-936 per comunicare con noi, sms è WhatsApp. WhatsApp, sì. Io non capisco come è scritto, WATHSAP. Come si pronuncia? Non lo so, ma WhatsApp. Io con la dentiera non riesco a pronunciare la S e la Z, cioè, hai capito. E per messaggiare con noi, il numero è sempre lo stesso. È qui. È quello lì. E cosa facciamo? Salutiamo lo staff, come sempre, perché noi siamo l'unico programma che non si dimentica stavo mai. Stavo pensando, lo salutiamo. Regista, se lo merita. Il regista è cambiato. Sì, il regista, comunichiamo che il regista sarà... L'ultima puntata che fa perché quello poi, vabbè, la RAI e Mediaset. Ha richiesto, sì, ha richiesto. Ha richiesto. Quindi salutiamo, l'unico che rimane, diciamolo, è Giorgio. Sì, anche perché non ha voglia di... Cioè, detto, io ho più voglia di sbattersi non ha più voglia Roma, di cuore. Perché l'hanno, stare qui. L'hanno richiesto Roma, Milano, Giorgio. Però ho detto no, io sto con... Napoli, Foggia, Bologna, Forlì. Stiamo con Bai Marco e Sandro, quindi Giorgio Pezzoni. Marco Pezzoni, Pezzoni Music, via 26 aprile a Stradella, di tutto e di più per la musica, andate a trovarlo. Perché noi viviamo di quello. Poi, sì. Sandro Ollario, questo signore qua, musicista professionista, edizioni SA Project. Signore più che altro. Signore, volete fare un dischetto? C'è Sandro. Volete... Non fare un trasloco? C'è Sandro. Sandro, c'è un autocarro lì fuori tutto. Parcheggiato. Volete, non so, dimmi tu. Niente, basta. Nel periodo della vendemmia. Io mi fermerei qua. Chiamerei Sandro, sì. No. Volete fare un disco... studio di registrazione. Comunque Marco, in quel di no, ma diciamo in quel no, però, diciamolo, però basta che loro chiamino 0385 4050 40501 o comunque tutte queste cose. Sì, certo, ho capito tutto. Noi ci mettiamo tutti d'accordo, chiamano Pezzoni, io chiamo Pezzoni, poi Pezzoni dopo chiama questo me, messaggio, poi secondo tu chiami lui, c'è cioè tutto un casino. Dopo questo messaggio ci chiameranno tutti. Siete meravigliosi. Vedi? È una bellissima trasmissione. Sì. Marco e Sandro siete veramente affascinanti. Sì. Interessanti. Vedi che c'è gente che se ne intende in giro. Lei si chiama Flora. Flora. Già Flora. Brava. Questo è un messaggetto che dovevo leggere in seconda fascia. Sì, non posso. Sì. Ciao Flora dalla provincia. Oh, ma no, ma dalla provincia di Livorno. Di Livorno. Dalla provincia. Ciao Flora. Grazie, buon gustaia. Arriva Fabio Bergo con Estiva, che è una mazurca di Castellina. Sandro Ollario. A richiesta con la Kibonze, che è di Sandro Ollario. Sì. E poi Sandro Lario, Marco Caggiada e Mauro Converso. Vabbè, cioè, diciamo, io non mi cito mai perché sai poi. Ti ricordi dove l'abbiamo fatta la chizomba? Non te la ricordi più quando l'abbiamo composta? Ricordo. Ah, ma perché sembra che c'è. Ricordo benissimo, ricordo benissimo. Poi vabbè, Patrizia Pugni. La regina, diciamo. La mia coscritta. Con un motivo storico. Buonanotte, amore mio. Vorrei essere vicino la a testa te. La testa qui deve andare un po' così. Ma poi Patrizia, vabbè. Patri, bacione. Thank you.
amore mio, vorrei essere vicino a te, poterti accarezzare e poi sentirti dire ti amo da morire. Buonanotte amore mio, se tu sognerai di me, nei tuoi sogni lo so, ci sarò anch'io e baciandoti dirò buonanotte amore mio. Lo sai che quando io devo partire ti lascio il mio cuore, posso dormire perché non ci sei. Ti penso amore quando scende la sera ed il mio cuore ti saluta così. Buonanotte amore mio, vorrei essere vicino a te, accarezzare e poi sentirti dire ti amo da morire. Buonanotte amore mio, se tu sognerai di me, nei tuoi sogni lo so, ci sarò anch'io e baciandoti dirò buonanotte. Ti volevo spiegare una cosa che prima mi ha messo un po' di confusione, no? Allora, facciamo finta che mi chiama Roblino che vuole un computer, no? Per esempio. Io mica vendo il computer, però dico, chiamo Pezzoni, dico, Giorgio, guarda che c'è Roblino che vuole un computer. O se no, uno chiama Pezzoni e dice, c'hai una fisarmonica? No, però, hai capito, è tutto un giro. Ah, perché è tutto collegato. Ho capito. Non è che ci voglia Einstein. Cioè. Ha capito, no, ma vabbè, pare che tu puoi fare confusione. Cioè, sì, giusto, Giorgio. Hai dato una spiegazione. Se io chiamo Roblino, voglio un computer, lui cosa ne sa? No, se chiami, mi cambia il bidet, cioè, ma non se è che mi chiama un computer. Roblino appunto ti sta, allora, cambia, cioè, appunto, certo. Cioè, chiama Pezzoni, dice guarda che ha chiamato Sandro che vuole un computer, tutto un giro, hai capito? Sì, sì. Se voglio una pizza chiamo te, no, chiamo Tucci, scusa. Ho capito, ma chi ci segue dalla Calabria o da Napoli o da... Ma lo stesso, perché chi ci segue chiama Pezzoni e dice Pezzoni, c'hai una fisarmonica? No, aspetta che ti passo bene Marco. Ah, ho capito, ho capito. Ma è molto semplice, Giorgio, è molto semplice. Questo è un messaggio promozionale. Ma non mettiamo nemmeno un messaggio promozionale. Io sono stanco, no, mia, di solito sai che bisogna mettere il messaggio promozionale. Ma non è un messaggio. Ma questo non lo è. No, questo non lo è. Fammi sentire un pezzo. Dedicato a Flora. Thank you.
Rosamunda, arriva Fausto Predoni e Bellaria con Violetera. Bello. E poi Aleandro con un valzer dal titolo Bianco Nero. Ci vediamo dopo, non cambiate canale. Thank you.
Allora, mi fa piacere questa email perché va a salutare un carissimo amico, un veterano, che è Gino Daedo da Mantova, dalla provincia di Mantova, e richiedono elettrico. Faremo Ariella, carissima Ariella, di tutto per accontentarti. Vado a salutare Gino Daedo. Ciao Ginone. Cosa dicevi di Roblino? Perché te l'avevo detto, ma io se devo andare a cambiare un rubinetto, parto e vado in Sicilia. Cosa c'entra? Parti. Ormai siamo, come si dice, globalizzati, giusto? Noi siamo a livello nazionale. Non è che possiamo lavorare. Giorgio, se deve spedire 10 chitarre a Caltanissetta, le spedisce, voglio dire. Giorgio non le spedisce, lui parte e va. Ancora, poverino. Giorgio, lui perché lui vuole ma lo fai partire tutte le volte. Ma lui, ecco, fatto così. Ah, lui parte e va. Sì. E Marco cosa fa? Niente, sta là a giocare col computer, là, come al solito. Come al solito, dietro le monitor. Sì. Come Michael, insomma, più o meno. Allora, vediamo un po'. Messaggiate con noi, il numero è sempre lo stesso. Questo numero servirà anche durante la settimana per la prenotazione dei CD. Sì. Quindi chiamate il numero dello spot, ma durante la settimana anche il 33 53 39 936, perché questo lo dico sempre in modo abbastanza serioso. Questo poco guadagno, ricavo, diciamo, serve a far sì che Fisarmonicanto continui a vivere, perché non abbiamo nessun introito pubblicitario, come vedete per stile. Non inseriamo alcuna pubblicità se non quella di Giorgio Pezzoni, quella di Fisarmonica by Marco e di Edizioni SA Project. È una scelta professionale. Sopravviviamo solamente con il poco ricavo dei CD. Quindi, se volete e vorrete in futuro vedere Fisarmonicando, noi chiediamo solamente questo. Naturalmente, acquistando anche quel Fisarmonica. Sì, sì. Che dice? Sì, io volevo ricordare una roba, sì, adesso non c'entra niente con questo. No. Del 23 agosto. Il 23 agosto cosa succede? Manifestazione mitica. Perché sì, l'amico Paolo Bertoli cosa fa? Festeggia il 20° anno di Fisarmonica sotto le stelle. 20 anni, e non è poco. No. Complimenti Paolo per organizzare per 20 anni una manifestazione. Tu ci sei stato, sì. Sei stato anche premiato alla carriera. Sì. Beh, ci sono arrivato, perché tu non volevi. Però una bellissima manifestazione. Con migliaia. No, è vero, è vero, questo è vero. No, quindi diamo atto a Paolo Bertoli. Per il 20° farà un evento con i migliori fisarmonicisti italiani, ma quando dico migliori fisarmonicisti italiani parlo di Walter Losi, Paolo Bagnasco, Riccardo Ambrogini, Sandro Lario, Marco Porro, Massimo Andreotti, Emanuele Rastelli, qualcosa di veramente unico, con riprese televisive. Sarà un evento storico, quindi ricordatevi il 23 agosto a Bedogna, in provincia di Parma, la 20° edizione di Fisarmoniche sotto le stelle. Naturalmente ci sarà By Marco con tanti ospiti, lo staff e anche le altre aziende produttrici. Ho detto bene? Bravissimo. Arriva Omar Codazzi con A te. A te, bravo. Dedicato alla moglie, no? Penso di sì. Penso di sì a te. O a te. Vabbè, dipende. Poi Riccardo e Luca Sbardella con La Disperata Live. Loris Gallo. Ciao Loris. Una vita che non lo vediamo. Sì, ma in Piemonte chi c'è anche che trasmette la... Ti recupo le storie. Ma chi è che c'è? La Sognetta. Vuoi mandare un... No, non la saluto più, basta. E poi la litigato. E poi la pubblicità. Ci vediamo dopo. Non cambiate canale, mi raccomando, con By Marco e Sandro Lario. Sandro Lario e By Marco, Fisarmonicando. Bacio sospirato, hai riempito la mia vita, hai guardato nei cassetti degli anfratti del mio cuore,
colorando le mie scale come anemoni di mare. A te che questa vita ha presentato senza sconti un prezzo alto e pagato tutto quanto con le lacrime e il sudore, senza fronzoli capricci nel rispetto dell'amore. A te che sei il mio sole quando piove, l'orizzonte è il mio confine, il mio inizio e la mia fine. A te che sei il mio ieri, il mio presente e il domani che verrà. A te la verità dei miei occhi, con te dividerò quello che sarà. A te che sei la pura sorgente, io spegnerò la mia sete. A te al tuo cuore puro e anche sincero, che ha saputo poi svelare il segreto ed il mistero, si è fermato da ascoltare con pazienza per sentire come chi vuole capire. A te che non ti sei mai preso in giro, hai saputo come fare sormontare ogni gradino e pian piano superare quegli ostacoli che hanno imposto intralciando il tuo cammino. A te che non mi hai dato né motivo per smentire o dubitare e per non sentirmi vivo. A te che tra le cose mie speciali sei il più grande dei regali. A te la verità, cielo, e più non piangere e non smettere ormai di credere, perché adesso per noi due inizia il vivere. A te canterò questa canzone come posso con il mio cuore, e a te che può sembrare tanto strano voglio dire ti amo. Thank you.
Amici di Fisarmonicando, ecco la proposta 2015-2016. Pensate, 5 CD più uno in omaggio, soli 50 euro, comprese spedizioni postali. Chiamando il 331-8921-306 potrete ricevere direttamente a casa vostra il CD di Enrico Traverso, Riccardo Ambrogini, Samuel Rossi, Sandro Allario, Fisarmonicando 1, 2, 3, 4, il duo Barbera. 331-8921-306 e a soli 50 euro avrete direttamente a casa vostra 5 CD più uno in omaggio. Chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio e domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Quesito che dura dal 2004. Però tu darai la spiegazione professionale, mi raccomando. Sì, siamo a posto. Perché la maggior parte dei fisarmonicisti, se dove voglio arrivare, non usano più i bassi? È tanto bello sentire una fusa, qui c'è scritto, vabbè, una fusa con un sino completo. Hai capito cosa intende questo signore? È molto bello, infatti. Evitiamo allora di diffondere un suono completo di bravissimi fisarmonicisti e facciamo musica finta. Allora, la spieghiamo? No, non la spieghiamo. Giorgio non vuole. No, anche perché io dal 76 che spiego, cioè sono 40 anni. No, in maniera molto veloce. Ma tu perché stai suonando i bassi comunque. Ma sì, vabbè, ma il discorso è questo, no? Perché se uno suona che c'è il chitarrista, il bassista, il batterista, il pianista e altra gente che suona, è inutile che non si sentirebbe, è una roba inutile, sprecare aria è una roba che non serve a niente, giusto? Sì, perché c'è una ritmica. Tanto non si sente, c'è una ritmica, c'è la batteria, il basso, la chitarra o se no una base che fa questa cosa qui. Perciò è per quello che non si suona. Però c'è gente tipo Marco Valenti, tipo Rastelli, tipo Sandro Allario. Vabbè, io per lasciare stare. Sì, vabbè, cioè, no, ma allora, è vero, no? O tipo Gianluca Campi, o tanti altri che quando suonano da soli si accompagnano con i bassi. Ma se ci fosse la batteria o solo Beghetti che accompagna, è inutile. Comunque, tutto a posto? Comunque questo signore qua che si chiama Mauro dice comunque io vi seguo perché vi stimo molto. Bene. Era solamente, quindi grazie. Grazie Mauro. Comunque ti abbiamo dato una spiegazione, poi ci sono anche esigenze televisive, noi abbiamo fatto parecchie puntate con la ritmica, però credimi, non è facile fare con basso, chitarra, batteria, tastiere, no, dei live. Okay. Sì, ma poi uno che suona la fisarmonica, a meno che non,
magari si trova con un pianista solo, come ci sono dei video di, sia di Riccardo che di scusa, come si chiama quel ragazzo? Correva l'anno 1970. No, dimmi, che devo finire un discorso serio adesso, devo fare. Riccardo chi? Oh, Stelli, no, Lucas Bardella? Andrea Simile? Sì, Riccardo con Andrea, o se no quello di Mantova che piace a me, porca miseria, che Fausto Pedroni. Pedroni, ecco, scusa, che suona anche i bassi, ma lì è un altro contesto. Ma abbiamo fatto tantissimi live. Comunque, correva l'anno 1971. Massimo Ranieri scrisse una bellissima canzone che Giorgio, io mi riferisco sempre a Giorgio perché ha 2 anni più di me. Te la ricordi, 20 anni? Bella, quella lì è bella, eh. Bella, sì. Bella. Uno dei motivi, secondo me. 20 anni. No, quella è di Omar. Ah, quello di Aurelio, quello di, ah, no, di Aurelio. Non è quella lì? No, è un'altra. Comunque Massimo Ranieri con 20 anni e poi Marco Valenti con il Carnevale di Venezia ha richiesto, e qui carissimo amico ascolterai i bassi di Marco Valenti, ma l'ho fatto apposta. 20 anni. Non è quella. Non è quella lì. La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Amore biondo e mio, con l'orgoglio dei 20 anni, e anzi ma vi dissi addio. E me ne andai verso il destino, con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me. La stessa luce che si accende quando
Viva la Pisa, viva la Pisa. Vai Michael! Siamo in diretta? Ma perché io con WhatsApp? WhatsApp. War, no, war non è guerra. WhatsApp. Ah, scusa. War è guerra. Non capisco, io non capisco. Aspetta che c'è un messaggino. Perché tu hai love WhatsApp. Allora, aspetta, eh. E non ci arrivo perché continuo a schiacciare i bottoni e viene fuori Roblino. Vabbè, aspetta, leggo una... Questa è musica vera, dovrebbe... Ah, questo è un messaggio che è arrivato a risposta di quel signore. Dovrebbe ringraziare Baimarco e Sandro che con sacrifici porta da anni la fisarmonica in tutta Italia. Questa è una risposta a quel signore, ma senza polemica. Ma eh? Sì, ma oh, sì. Guarda che qua, eh. Noi scherziamo, sì, l'ho visto, noi scherziamo. Hai capito? Come fa vent'anni? Vent'anni. Ah, non la fai con... Na, 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 na. Allora, Fisarmonica Baimarco, via Martiri Partigiani, numero 32, lascia Giorgio, tranquillo, ti facciamo lavorare, facciamo una zoomata sulla cromatica, purtroppo strumento affascinante che in Italia, e parlo solamente a livello nazionale, ha perso un po' di fascino. Io se vuoi ti posso suonare un pezzo la prossima volta. No, lascia stare, no, che già con la piano fai dei disastri, più con la cromatica. Comunque, è bella la cromatica, no Sandro? Sì, eh? Molto. Molto bella. E riprendete a suonare questo strumento perché è qualcosa di particolare, è un'estensione di 12 note rispetto alla piano e dei suoni un po' particolari. Questo è il modello a cordatura alla Carlo Venturi. Arriva! Vuoi che ti faccio... Guarda Marco, non ci metto niente, eh? A far cosa? Fare un pezzo con no, la cromatica. No, sì, ma ti credo, guarda, mi fido sulla parola. Arriva Totò Grimaldi con Oblivion, poi... no, beh, questa, ragazzi... Correva? No. È del 1992, ma io ho un ricordo particolare di questo motivo, perché all'epoca, sai, con il karaoke incisi questo motivo e lo dedicai a mia mamma. È un brano, non sto parlando seriamente, sì, sì. È un brano dedicato a tutte le mamme del mondo, no? Alle quali noi vogliamo un mondo di bene, nonostante tutto, o no? Sì, 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 è vero. Tu litighi sempre con la mamma, no, come vero. Sottoscritto. Vai. Luca Barbarossa con Portami a ballare, te la ricordi? Sì, portami a ballare. Bellissima, era dedicata alla mamma. Uno di quei balli antichi che non si usano più, quindi lo vogliamo dedicare a tutte le mamme. E poi arriva, ecco qua mi rovina tutto il discorso, Massimo Andreotti con Puffo Mambo. Cioè io ho fatto un discorso serio dedicato alle mamme, arriva Andreotti con Puffo Mambo, ci vediamo dopo. Quelle mamme sono tanto felici, c'è un po' di confusione. Thank you.
portami a ballare, portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, e se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo, e vorrei, vorrei saperti più felice. Sì, vorrei, vorrei dirti molte più cose, ma sai, questa vita mi fa tremare e sono felice. Sì, vorrei, vorrei dirti molte più cose. Portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare, nessuno sa fare più. Bye.
insieme a lavorare. Bom, 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 fammene fare uno, no? Ma no. Un pezzo cosa ti costa? Con la cromatica? Sì. Cioè, ma ti rendi conto già come suoni la pietra? Sì, faccio schifo anche con... Vabbè, tanto schifo per schifo la stessa, cioè... Un pezzo della cromatica posso farlo, E cosa fai? Mi fai un pezzo di G-Stock? Sì, non so, elettrico. Cioè, da come fai un pezzo di G-Stock 84, cioè... Ma siamo in... Michael, però... Cioè... Ma eravamo in diretta, Michael! Sì, ma lei non lo dice, oh. Ma dimmi... Diretta, accendi la lampadina rossa, no? Ah, vabbè, ormai ci ha beccato. Sanno, dai, la prossima volta ti preparo un attimino, fai un pezzo... Lo studio magari la porto a casa? Fai Zerbino? Certo. Adesso lo vado a prendere di fuori. Allora, Salvatore Camilleri, che andiamo a salutare, da Trapani, dalla provincia di... No, da Trapani, giusto? Trapani. Lo ascoltiamo con la cavalletta, poi correva l'anno 1976, Sanno. Oh, che bello. Con questo motivo, se non erro, no, non vinse, arrivò secondo a Sanremo, era Slamazzotti con Terra Promessa? Domanda da milioni di dollari. Ma non è 76? 86. Ah, 86. Vinse i giovani? Dice, sì. Vabbè, comunque qualcosa vinse, sì. Con Terra Promessa. Una anche se non ha vinto quella volta lì, comunque dopo poi ha vinto. Vabbè, poi qualcosa ha fatto. Poi ha beccato anche la Hutzinger. Infatti, bravo. Lo ascoltiamo con Terra Promessa. Saluto Michel, perché noi adesso no. Diamo le prove? Cioè, perché poi abbiamo le prove. Poi abbiamo Giorgio, le prove. Passa, scusa un attimo. Scusa Giorgio. Michael, vai un attimo su tuo padre che no, prendere una qua, cosa dico, qui qua. In diretta. No, perché non è che noi dicono. Questi qua sono scemi. Non è che vi raccontiamo... Con quale la becchi, Giorgio? Con quella che vuoi. Ok, noi, Michael, guarda noi qui, salutiamo guarda. Michel. Guarda, ecco. C'è. Guarda. Chi è quello in mezzo? Quello in mezzo non la conosco, gli altri due sì. Esatto. Qui siamo a Cologno, insieme a Michel. Che non è che raccontiamo le cose. No, cioè, perché dicono, tanto questi qua sono... Ecco. Hai capito? Sì, fanno un po' così. Fanno un po' così, ma noi non siamo burloni, così. Cioè, non è che... Ragazzi, noi siamo gente di mondo. Arriva Eros con Terra Promessa e poi Daniele Donadelli con la Bolognese. Ciao Michel! Ciao, donna ciao! Donna stupenda! We'll be right back.
complimenti. Dove le emozioni diventano vibrazioni, entra nel centro della musica la fisarmonica dei numero uno a Stradella, per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno, semplice by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12, su web www.bymarco.it. è tutta un'altra musica. Sandrino, è già andata, eh? Abbiamo già finito. Abbiamo già finito, però, però diciamo una cosa, lo ricordiamo. A giugno la programmazione, diciamo, la stagione, no, televisiva, però l'amico, il nostro direttore, il nostro responsabile, possiamo dire così, che è l'amico Diego Folloni, ha chiesto 8 puntate durante il periodo estivo, quindi sì, luglio e agosto. Abbiamo pensato di gironzolare dove? Dove capita? Dove capita nel periodo estivo, nei bar anche a Stradella, oppure in una piscinetta, oppure nei divanetti. C'è l'importante che ci sia, diciamo, qualcosa di bello da vedere, così. Ecco. Tanto, ecco. Noi gireremo, sarà un fisarmonicando estate speciale, naturalmente cambieremo look. Sì. Saremo con le Bermuda, con le Spadrillas. Io ho il piumino, però, questo caso. Lui avrà un Mucleo, si può dire, io avrò un Commar, e anche in quel periodo noi saremo così. Sì, in, okay, giro, sì. Certo. Vuoi salutare con un motivetto così veloce? Ma io direi che un motivetto metto Michael. Ok, che non va bene, ok. Ciao Giorgio, Giorgio Pezzoni, sempre presente. Ricordiamo sempre, da 12 anni, che senza di loro Fisarmonicando non potrebbe andare in onda, coloro che lavorano dietro le quinte. Quindi Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, Michael Cagiada, Monica Gramegna, coloro che lavorano all'esterno, e i nostri amici di sempre che ci seguono da ben 12 anni. Vi ricordo che Fisarmonicando ha superato le 600 puntate. Un ringrazio da parte mia, da Sandro Ollario, e puntuali la prossima settimana sulle nostre emittenti del circuito. Vi vogliamo bene, vero Sa? Ciao a tutti! Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Marina mi prepara anche la cena, e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangia o salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor.
sappiamo.